Ciao a tutti da Ser e da Ris. Dopo aver fatto nel video precedente qualche esercizio di riscaldamento con dei tiri di box, oggi vi facciamo vedere 5-6 esercizi per poter tenersi in forma e quindi irrobustire la propria massa muscolare, che si può fare sia all'inizio giornata ma anche alla fine della giornata, così che si può unire un'attività leggera di esercizi fisici. Questo se poi dopo si vuole anche aggiungere, vi ricordate il nostro video, quello sull'aceto di sidro di mele. Unendo ambedue le cose sicuramente si può cercare di riuscire ad avere una forma migliore. E andiamo con questi primi 5 esercizi. Vedremo bicipiti, tricipiti, spalle e pettorali. Ovviamente chi vuole può fare anche gli addominali con inizialmente 2 o 3 serie da 10 per poi arrivare a 2 o 3 serie da 15 e salendo sempre di più. Partiamo con una serie di bicipiti. Si possono prendere i due pesi, chi non ha due pesi può usare anche delle bottiglie da 1,5 litro, magari inizialmente per qualche donna può usare anche bottigliette da mezzo litro messe insieme. Partiamo, bicipiti, questo è l'esercizio. Ovviamente si può fare un braccio, l'altro braccio e si può fare anche insieme. Inizialmente si possono fare 2 o 3 serie da 10 per poi salire a 15. Questo è per il bicipite. Bicipite, quindi lavora questa parte del braccio, questa parte qua. Si possono poi fare, secondo esercizio, i tricipiti, quindi si mette il proprio peso in alto e si va a fare questo. Se a un certo punto verso la fine uno non ce la fa, basta che metta una mano. Anche qui, sia la prima parte col destro, poi col sinistro, No, perché dopodiché di aiutare, si fa sì che loro imparino anche un po' il sacrificio che dà a sua volta una disciplina sportiva anche. può fare sia col destro che col sinistro. Anche qua si può iniziare con 2-3 serie da 10, poi portarle pian piano a 2-3 serie da 15. Adesso passiamo al terzo esercizio che è per le spalle. Si può fare sia seduti su una sedia che in piedi. I nostri due pesi e si fa questo esercizio. Si può fare sia a mani unite, sia con inizialmente il braccio destro e il braccio sinistro. Anche qua si può fare inizialmente 2-3 serie da 10 per poi pian piano salire a 2-3 serie da 15. Abbiamo visto le spalle, adesso vediamo un esercizio per i pettorali. Si può fare in due maniere l'esercizio per i pettorali. Il primo così. Anche qua si possono fare 2-3 serie, sempre da 10 per poi riportarle a 2-3 serie da 15, oppure si può fare anche questo per il pettorale. Come vedete è importante anche la respirazione, mentre si porta il peso in avanti si tira dentro l'aria per poi buttarla fuori quando si porta il peso in avanti, quindi così. Ok, questo era per i pettorali. E ora un piccolo esercizio, quando si fanno questi esercizi, a fine esercitazione,
di rilassamento. Prima però di questo proviamo a vedere un esercizio che è per i glutei. A casa sicuramente c'è una sbarra, la scopa, si può prendere, in mancanza di altro, si mette dietro così, sulle spalle, e si fa questo esercizio. Lo si può fare così oppure lo si può fare solo da un lato inizialmente. Eh sì, in effetti quello non si può, perché è semplice motivo che è fatto di quercia, però sta. E poi si va dall'altro. Uno. Anche qua si possono fare 2-3 serie da 10 per poi arrivare a 2-3 serie da 15. E qui lavoriamo con i glutei. Alcuni lo fanno anche così, mettendo la barra dietro e girando. Finito questi 5 esercizi che abbiamo detto, che abbiamo visto bicipiti, tricipiti, spalle, pettorali e glutei, possiamo finire con un esercizio di rilassamento. Sulle gambe, voglio vedere questo. Quello sulle gambe? Sì. Riss mi dice di fare vedere anche un esercizio, quello sulle gambe. Aspetta, con i pesi? Sì, con i pesi. Piegati con i pesi.